Well, my dreams start to go and my feelings will go into the sky above. I leave my fears down below and I want you to go. Beh, noi nasciamo dalla fusione di due cantine cooperative, la prima cantina nata nel 900 e la nuova cantina nata nel 1923, che si sono fuse nell'86. E nel 91 abbiamo incorporato una terza cantina cooperativa di Caldaro, sempre così nasce la Erste e noi cantina di Caldaro. Attualmente quanti soci avete? Abbiamo circa 450 soci con una superficie complessiva di 275 ettari. Ecco, a chi piacciono i vostri vini? Beh, spero che piacciono a tutti, perché siamo una cantina che produce sia vini rossi, dal fruttato al pesante, che anche i vini bianchi, che soprattutto i vini bianchi sono quelli più conosciuti. Il vino bianco dell'Alto Adige credo che con quello del Friuli sia il bianco migliore dell'Italia, no? Ecco, senza avere la palla di cristallo, tendenze per il futuro? Beh, io penso che diventerà ancora più importante il vino bianco, perché con l'Alsazia, la Borgogna, l'Austria, la Germania, il Friuli, l'Alto Adige è una di quelle regioni dove cresce in modo migliore il vino bianco, e poi il vino rosso cresce, bisogna che il clima sia caldo, no? Però per il vino bianco le zone sono molto più ristrette. Allora, siamo in compagnia dell'enologo e a lui chiediamo, questa azienda, questa cantina produce ben 36 etichette, è una cosa difficile o facile da fare? Ma è una cosa molto interessante, non sempre facile da fare. Cioè, cambiamo le varietà e ci sono parecchi vigneti che è molto interessante fare il vino proprio dei vigneti. In questo momento siamo giusto appunto sotto un vigneto. In che vigneto ci troviamo? Qui ci troviamo a Barlight, che è una zona tipica, un vigneto, un monovigneto a Caldaro, e ci troviamo sotto una pergola di Schiava. Che caratteristica ha questo tipo di impianto? Ma la pergola ha il tetto che poi fa come tetto foglie, e che è molto importante per l'assimilazione dei raggi solari, per far poi i zuccheri e per far poi l'aroma. Abbiamo visto prima nelle immagini alcuni invece impianti molto bassi, molto piccoli. Sono giovani o è una caratteristica di quell'impianto? È la caratteristica dell'impianto, è il Guyot. Cioè, anni fa si faceva solo pergola, 20 anni fa si è iniziato a fare Guyot anche. E Guyot è molto interessante perché si hanno più ceppi per ettaro e così la carica per ceppo con l'uva è molto più bassa. You better overcome a storm of fears.